Un'Elena disfatta, vecchia, sfinita. Per la prima volta nella storia, il poeta greco Rizzos dà voce alla personificazione della bellezza che fece scoppiare la guerra di Troia. Una bellezza che non esiste più, sfiorita e disincantata, interpretata da una Stefania Sandrelli in grande forma, che legge lo struggente testo con trasporto e commozione, accompagnata da un pianoforte. Un'eroina persa nei ricordi, sola e derisa, che aspetta con trepidazione una morte che non arriva. È un testo che mi hanno sottoposto, che io ho letto con attenzione, che mi è piaciuto moltissimo. E, credo di avere l'autorevolezza e l'età anche giusta per non essere una vecchiaccia, ma comunque essere una signora che, voglio dire, ha vissuto parecchio cammino della propria vita. Per cui, ecco, mi ritrovavo nel personaggio, nei ricordi, nella valutazione, ma soprattutto nei ricordi, no? Quindi mi sono comunque sentita a mio agio, insomma. Ecco, quanto la bellezza è importante per un'attrice? Io dico sempre, la bellezza passa e va, ci vuole altro nella vita, però io non mi lamento, è una mia frase fatta. Quindi ecco, la bellezza è importante, però passa e va, insomma, ovviamente. Poi, come dire, lascia la strada per altre forme di bellezza, per altre bellezze. Nonostante il cambio di location, un temporale ha messo fuori uso l'impianto audiovisivo delle rovine romane, costringendo l'organizzazione a spostare l'evento nella chiesetta di Veleia, le suggestioni non sono mancate e il pubblico, con un fragoroso applauso al termine dello show, ne ha suggellato il successo. Grazie a voi, vi devo ringraziare comunque perché credo che siate stati voi a farmi sentire comunque libera. Grazie. Una carriera stupenda, c'è qualcosa che però il cinema le ha portato via? Il cinema è la mia vita, fa parte della mia vita. Ho cominciato giovanissima, per cui è la mia vita. Vorrebbe dire rinunciare alla vita, insomma.